Mi chiamo Roberto Solima, sono responsabile del museo ricavato nell'ex monastero di San Salvaro di Urbana, che è dove ci troviamo. Monastero che risale al 1000 d.C. È stato determinante, come tutti i monasteri, per traghettare le popolazioni che vivevano all'interno del bosco diffuso dal primo al secondo millennio. Infatti molti monasteri ed abbazie sono nate in quel periodo e poi hanno avuto vita fino alla fine del Medioevo e anche qualcosa dopo. Soprattutto per quanto riguarda l'esistenza di una bottola che si trova nella cantina sotterranea qui del monastero. Questa bottola non si sa dove porti perché adesso non è più percorribile, però le leggende dicono che andasse in qualche castello del territorio. Ecco, non è stato possibile fare nessuna verifica su questo. Noi facciamo anche dei corsi, presentazioni di libri, attività didattiche, apertura per il pubblico, per le scolaresche. Ecco, questo monastero è nato come Scholae Sacerdotum, poi nel 1181 il vescovo di Padova l'ha trasferito, donato all'abbazia di Carceri di Este, che era in rigoglioso sviluppo, ed è stata retta dai monaci agostiniani. Poi nel 1407 è passato ad essere retto dai monaci camaldolesi, fino al 1690, anno della chiusura.